Pastilluccio Podcast. Sponsore Dubai. Lampada Glen Scotia, quando la forza dell'alcol diventa illuminante. Entrate anche voi in questo magico viaggio alla scoperta delle verità del mondo guidate non dalla vostra ragione, ma dalla potenza neuronale offerta dalla lampada Glen Scotia. Glen Scotia, illuminante. Ma ora potreste chiedervi, corbezzoli, ma dove mai potrà essere finita la sigla? A queste domande che definirei un po' da teste di cazzo. Scusate, ma quando ci vuole? Ci vuole. Dove ero rimasto? Ah sì, a queste domande risponderei prontamente, tranzolli frate, arriva ora la sigla. Bentornati a tutti signori. Bentornati con questo nuovo episodio, sempre più, lo di Pastilluccio Podcast. Brillanti come il sole. Se è non brillanti come il sole, no, perché poi nessuno riesce a guardarli, i soli fanno venire i cancri. Luccicanti come la luna. E bando alle ciance, perché ci vuole ritmo, andiamo con l'indice. Cosa troverete in questa puntata spettacolare? Iniziamo con la rassegna stampa comparata. Sì, grande classico, andiamo avanti con l'abbecedario del terzo millennio. Poi abbiamo una rubrica simpatichina. Che si chiama? Che si chiama? Diciamo che la nostra redazione è riuscita a ottenere delle dichiarazioni da un sacco di personaggi famosi. Ciò che vi aspetterà infatti sarà... dichiarazioni vere di personaggi più o meno noti ottenute con mezzi nostri. Nostri che non stiamo lì a e dire. E per finire, preghiere ate per tutti gli atei. Iniziamo con la rassegna stampa. Iniziamo con la rassegna stampa. Allora, questa è stata una settimana di grandissime news. La Gran Bretagna non è più fra noi. Sono stati furbissimi. Sono uscita dall'uscita di sicurezza. Sì, grandissimi. Davvero, devo dire, una mossa grandissima e furbissima. Mossa sorpresa. Sì, abbastanza. Ma andiamo a vedere un po' i notiziari. Oltre a questa notizia, cos'altro ci hanno regalato? Illuminaci, caro Steppo. Allora... la notizia primissima che a Rai 3 tornano chi cazzo torna? Tornano Santoro Santoro, Gad Lerner e Ferrara. Anche Ferrara, quel ciccio merda di Giuliano Ferrara che lanciava le uova verso verso la TV con Benigni. C'era Benigni alla TV e lanciava le uova. È vero, che grande. Vabbè, ma andiamo a vedere un pochino i giornali come intitolano. Andiamo su Corriere della Sera, Rai, torna Michele Santoro, in arrivo anche Ferrara. Ok, bello. Ma in liscio. Due almeno. Sì, no problem. Andiamo su Repubblica, più didascalico, mi spiega un attimino meglio. In pensione Ballarò e vecchi talk show, per Rai 3 programmi nuovi e dinamici. La direttrice di rete Daria Bignardi annuncia new entry e conferme da Semprini a Lerner. Ma cos'è il titolo questo? Sembra sì, tutto questo... l'articolo. No, è vero, un po' lungo, doppio, cioè proprio titolo e l'occhiello. Il giornale... Santoro, Gad Lerner, Veltroni e la Rai ai tempi del renzismo. Che dico io, scusate giornale, ma Gad Lerner, Santoro, Veltroni non hanno proprio un cazzo a che fare con Renzi. Parte che Renzi è a genius. A genius. Ci avete proprio cannato di brutto. Ma passiamo alla prossima notizia, quella di cosa si parla, principale di notizia? Settimana scorsa, Brexit. La cara vecchia Brexit. Proprio dal 24 giugno, cioè quando proprio è stata data la notizia. Vediamo un attimino come i giornali l'hanno affrontata. Andiamo sulla stampa. 24 giugno, ribadisco. Londra dice addio all'UE. Cameron si dimette. Cameron si è anche dimesso. No, non il regista. E neanche quello di Modern Family. Okay. Andiamo avanti. Andiamo su Corriere.it. Voto storico, la Gran Bretagna lascia l'Europa. Perfetto. Beh, classico. Ok, classicissimo. Repubblica, Brexit al 52%. GB, che non è Guido Bagatta, ma Gran Bretagna, fuori dall'UE, Cameron lascia. Lascia i suoi ricordi. Se va. Il Fatto Quotidiano, che pensavamo pestasse un merdone, invece non tantissimo. Il Regno Unito sceglie la Brexit, Cameron si dimette. Il Fatto Quotidiano. Il fatto delle volte se ne scegliono dei titoli meravigliosi, tipo. Ma è più i titoli più che no, altro. No, tipo Salvini corre alle primarie e anche per strada. Sì. 70 euro in multa, di un po' di tempo fa. Comunque. Sul giornale, ragazzi. Sul giornale. Il Regno Unito è fuori dall'UE, Cameron lascia, borse a picco. Incredibilmente corrette di scalico, ma come ci insegnano i nostri cari amici giornali online, se non è il giornale
è libero. È libero. Infatti, quotidiano. Libero quotidiano, clamoroso referendum cancellato. Ma sì, è clamoroso referendum cancellato, Brexit verso il golpe dell'euro vergogna. Attenzione, cioè attenzione, perché io vi giuro, cari ascoltatori, che appena mi sono andato a documentare, purtroppo non sono riuscito a scrivere la notizia. C'era una cosa tipo non letterale, ma tipo Brexit abbiamo scherzato. Referendum annullato, una cosa così. Ma seriamente? Ve lo giuro su, non su Dio, perché su magari, Nostradamus. No, ve lo giuro su questo podcast. Minchia, mamma mia. E l'ho detta grossa. Mamma mia. Queste sono le notizie principali per questa settimana. Andiamo ai premi settimanali. I meravigliosi premi settimanali. Anche a cosa sono intitolati i premi questa settimana? Allora, abbiamo due premi. La notizia della settimana, classico. Vale. E poi new entry in fatto di premi. La notizia epocale. Epocale, perché adesso leggiamo. Spara i tuoi proiettili. Allora, notizia della settimana da Libero Quotidiano.it. Scusate, io non è che mi voglia fissare con Libero Quotidiano, ma sono loro. Cioè, il livello di professionalità, andatevi a leggere. Io sono fatti così. Esatto. Allora, Silvio, il ritorno di Forza Gnocca. Due donne lo fanno impazzire. Forza Gnocca. Non si sa neanche se sono minorenni o maggiorenni. Tante. Comunque ce n'era anche un altro. Non specifico, no? Pari merito, ecco la prova. È gay, agghiacciante. Cosa indossava Cristiano Ronaldo? Vabbè, però questa è andata a pari merito. Ah, diciamo. Si indossava delle calze a rete, tra l'altro. Esatto, quante gay. Che immagine, mamma mia. Ma passiamo direttamente alla notizia epocale, perché questa è davvero una grande svolta. E voi tutti atei, agnostici, paragnostici, cristiani. Cristianici. Che non ci credete, però siete cristiani per convenienza. Sentite un po' qui. Esiste la vita dopo la morte, una scoperta epocale nel DNA. Ah? Ok, adesso io ti leggo questo titolo. Tu cosa pensi se io ti leggo un titolo così? Cosa hanno trovato? No, serio, senza scherzare. Il gene dell'immortalità. Tipo, che ne so, vita oltre la morte. La notizia, se tu la apri, parlava del fatto che alcune cellule restano sveglie diverse ore dopo la morte. Ma serio? Sì, fine. No. Quindi, che ne so, tagli la testa allo scarafaggio, continua a vivere, quelle vita oltre la morte. Sì, come nella Rivoluzione Francese, che tagliamo le teste per 10 secondi e erano ancora vivi. E quella è la cosiddetta la vita dopo la morte. Sì. Grazie, mamma Libero, mia. Per averci chiarito ancora una volta l'inesistenza di certe Illuminante. Cose. Illuminante. Sì. Passiamo con la prossima rubrica, meravigliosa rubrica. L'abecedario del terzo millennio. Millennio. Egno millennio. Forse questa me la remixo un po', vabbè. Iniziamo con la prima parola di oggi. Vai. Raninofilo. È una persona afflitta da attrazione malsana per i girini. Ma aspetta. Tipo girini intesi poi quelli che solo diventano rane o che ne so anche spermatozoi. Guarda, se tu pensi agli spermatozoi come dei girini, sei già un passo alla raninofilia. Cazzo, lo sapevo, merda. Comunque girini e non solo. Ok, vabbè. Ma Claudia? Ma quale girini? Scusami, vabbè. Andiamo avanti con la prossima parola. Vai. Di oggi. La diottatura. Cos'è? È la dittatura di Dio in paradiso. Ah, perfetto, l'idea. Diottatura. Perfetto. Era un nome che mi piaceva dire a voi giovani che ascoltate e che volete una dittatura anche io voi. Conoscevo, scusami se così entro a gamba tesa, la dittatura invece di Satana all'inferno veniva chiamato porco diottatura. Ok. Possiamo andare avanti. Diottatura cane. Ed è sì. Zaddarullo. Zaddarullo. Che compare un Pokémon selvatico di nome Zaddarullo. Pensavo Michele Zaddarullo. Michele cantante. Zaddarullo. No, quello è Zarrillo, vabbè. Che anagrammato è un termine dispregiativo per chi tira i peli. Attenzione, non solo i peli, tirare i peli, ma con espressione malvagia. Ma bastardi. Tipo questa. Avete visto? Avete visto tutti? Avete visto bene. Adesso avete capito. E poi l'ultima parola, che è, diciamo, più che una parola è un piccolo uno stile di vita. Uno stile di vita, diciamo. Okay. Sono molto affezionato. Vai. Calugiare. Cosa vuol dire calugiare? Spremere le meningi così forte da creare un succo di meningi. Ma è un marchio registrato. Sì, è un marchio registrato e metterlo in commercio. Ah, eccolo. Attenzione a contraffazioni, quelle ad esempio il succo di Benigni. Oddio, soprattutto per via di ingredienti contraffatti quali la vita è bella, ma l'Oscar l'è pure meglio. O Berlinghiale era un grande, ma ora vive il Papa. Possiamo ricordare che ormai Benigni è un mentecatto comunista. Tra l'altro, sottofondo forse avete sentito anche la. No, ragazzi, ci ho visto con la birra. E
ci lanciamo oltre verso la prossima rubrica. Sì, ovvero verso nuovi ambiti, nuovi lidi e nuovi modi con la quale speriamo di non farci dare No, però andiamo dritti all'obiettivo con dichiarazioni vere di personaggi più o meno noti ottenute con mezzi nostri. Nostri, non stiamo lì a dirvi come, non stiamo lì a dirvi dove, come, quando, perché in realtà sono solo mezzi nostri. No, ma no, ma sei un maledetto. No. Allora. No, in realtà non è neanche. Allora, prima dichiarazione. Ho contattato il presidente dell'Argentina. Niente, Olimpiadi fino a dicembre. Per il referendum facciamo un'altra volta, vi prego. Matteo Renzi, no, sì, era lui. Era lui, Matteo. Matteino. Prossima dichiarazione. Lasciatemi andare a Rio, è solo colpa delle merendine Kinder. Alex Schwartz. Capo di marcia. Sì, anche lui però, dai. Maledetto, sei drogato di merda. È un complotto. È un complotto? Dice che è un complotto lui. Sono onorata di poter servire la mia città. Che l'ho detto bene? Beppe, Virginia Raggi. Tra l'altro io non l'ho detto bene. Col guinzaglio. Ma sì, guinzaglio. Guinzaglio. Ok, ok. Prossimo tweet scrivi così. I popoli sono i primi artefici del proprio sviluppo. I primi responsabili... Anzi, no, va. Troppo controproducente. Papa Francesco il suo assistente. Questa è una stilettata. È una stilettatina, diciamo. Prossima, questa è un po' internazionale. Hey Mexicans, great nachos, but fuck off. Donald Trump. E lui adesso apertamente... va a nozze con la Brexit. Sì, adesso fanno un ponte tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. No, io sapevo che voleva fare tipo Usexit. Dal niente, perché sono già divisi. Dal Messico. Sì, voglio. No, proprio dividersi a livello proprio. Devono fare i muri, tanto. Bravo, ma da staccarlo proprio morfologicamente dalla terra. The only American Donald that I appreciate is Donald Duck. Peña Nieto, presidente del Messico. giustamente risponde. Prossima dichiarazione. Sportalon! Gianluigi Buffon. Che in realtà non ha detto proprio porta la nonna. Però ci siamo capiti. C'è stato un porco diavolo nell'ultima partita. È tipo bioparco, sì, porto io quelle robe lì. Lo ammetto, in realtà sono Penguin. Silvio Berlusconi. Con quell'espressione che sa fare solo lui. Sì, tipo quello di Danny DeVito in quello vecchissimo, sì, sì. Nel Batman vecchio, avete presente? Da settembre in tour in tutta Italia, nei migliori teatri, Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca, giustamente ormai è iniziato lanciatissimo. Sì, ha sprombattuto. Sì, dopo le sue live con Renzi, niente, lui tira dritto, adesso in teatro. Prossima dichiarazione. Lo sapevo che sarebbe finita così. Di nuovo, porca troia. Maurizio Crozza in reazione alla dichiarazione di De Luca. Oh, e dai, per pubblicità, continua. Alla fine vedi che non fai più sati. Porca puttana. L'attentato a Orlando perché due gay si baciavano. Sta di fatto che se si fossero baciato due etero non sarebbe successo niente. Carlo Tormina dopo tre ragli di coca. Ah, no, aspetta, era sobrio, cazzo. Era sobrio e vegetor. Porca la puttana. Queste sono più o meno vere. Decidete voi quali siano vere e quali siano false. Le abbiamo ottenute noi. No, ultima, prossima rubrica intramontabile. Non la poesia. No, signore. No. Non il monologo. No. Perché questa settimana Steve Moore è tornato in America in vacanza. Ma le preghiere atee solo per voi atei che non credete in un Dio, ma credete in una vita terrena. Perfetto. Quindi accomodatevi in questo viaggio verso l'ateismo, con il quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Era 21st Century Schizzo in Man. Possiamo farla solo così perché non abbiamo i diritti. Ciao. Cazzo. Il Padre Nostro. Chimera loro che nei cervelli sia sradicata la tua concezione. Svenga chi gli dà un pegno. È finta la sua realtà. Come in terra, così in terra. Margherita Hack è il nostro pane quotidiano. Che la Chiesa paghi i suoi debiti, come noi li paghiamo allo Stato debitore. E non siate tentati a credere, ma liberiamoci dall'amen. Allen. L'Ave Maria. È un'utopia, Dio è una farsa, il Signore non c'è. Maria è una tra tante donne, e dopo aver digerito un frutto fece un rutto sul suo seno Gesù. Santa, che follia, al massimo madre di Sio. Il Papa che prega è re degli attori. Dall'anno accesso finiscono le sole cose risorte. Allen.
Lunedì prossimo. Raghi di coca. 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 Pranzolli frati. Pranzolli frati. Pranzolli frati. Pranzolli frati. Pranzolli frati. Cazzo.